Era il previsto programma in prima visione, il film Gli scabrosi segreti di Janet McKenzie, scritto McKenzie perché non è americana, insomma, è di Viterbo, con Marisa Laurito e Mimmo Calopresti, per problemi tecnici questa sera non andrà in onda. Lui è l'ospite di oggi, Sì, Pierluigi Pardo mi ha ma ci dato una sta mano. sostituendo, ti sta sostituendo a Sì, te. perché io non ho la testa, annunci cose. Lo sai che succede, sì? Che succede? No. Oggi nominano il direttore di Rai 2, quello nuovo. Vabbè. Vedrai te, qua zompiamo tutti, io te lo dico, non Perché c'ho la mettono un testa. esplosivo? Che succede? No, no, lo tagliano il programma qua, lo Ma tagliano. che ancora? Che Questo sei diventata pure te, quelle vedrai nomine? tu. Sono cose che non ti devono riguardare. Sento un'aria strana, Vai vabbè, vabbè, tranquilla. ma andiamo a Fai la... fare. Ma guarda, non cambia niente il direttore, la Al suo direttrice. posto, una pezza di Lundini. Sono molto felice di avere qui ospite in studio un cronista, un giornalista calcistico, un amico, Pierluigi Pardo. Abbiamo fatto entrare Omaggio. con un omaggio di tutto quanto il calcio, minuto per Tutto il minuto. calcio. Tutto il calcio, minuto per minuto. Tu l'hai condotto, No, l'hai. No, non è. però l'ho sentito tante volte, fin da bambino. Pierluigi Pardo, un volto noto a chiunque bazzichi il mondo del calcio, ma per chi non lo bazzicasse, abbiamo comunque, come al solito, preparato una scheda a lui dedicata Vediamo. a cura di Alessandro Gori. Visioniamola assieme. Pierluigi Pardo è un giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo. Nasce sulle pendici dell'Appennino tosco-cubano il 4 marzo del 1974, i primi giorni del gennaio 1975 e tutto il 1976. Si presenta sotto forma di un papero antropomorfo con becco e zampe arancioni. Indossa un gilet da croupier e una visiera, ma senza pantaloni. Fanno discutere i suoi agghiaccianti precedenti penali, tra cui il furto di un recinto. Fu definito da Leonardo Sciascia l'antieroe per eccellenza, l'incarnazione dell'uomo moderno con le sue battaglie, i suoi problemi, le sue nevrosi. Autore del bestseller Lo stretto necessario, famoso per il fatto che se lo apri, fra pagina 21 e 22, esce un trattore a tutta velocità che travolge il lettore. Attualmente vive in uno scatolone chiuso con lo scotch. Pierluigi, Sì. eccoci qua. Pierluigi, tu conosci molto bene il mondo del calcio, non solo per lavoro, credo che saresti stato appassionato anche a prescindere dal mestiere che fai, no? Sì, mi piace. Fai un lavoro che ami, Sì, cioè ti sei decisamente. trovato. Soprattutto la telecronaca. La telecronaca, ecco. Ci sono dei tuoi colleghi che fanno telecronaca, che però non seguono il calcio e per loro è solo lavoro staccando da Difficile, lì? di solito ci si arriva dalla passione. Però la passione è molto importante, perché se non ti diverti abbastanza, poi non riesci neanche a comunicare l'emozione di una partita in maniera efficace. Ecco, io non seguo a volte il calcio, ma insomma, non, venendo da una famiglia che fa il tifo per una squadra che non è tra quelle che vincono più spesso gli scudetti, qual è la squadra che vince più spesso gli Beh, scudetti? ultimamente la Juve, La però quest'anno Juve. vediamo, insomma. Juve che sta per Juventus, Sì. è un modo È una amichevole, contrazione. una contrazione. Si Come fa. Inter sta per Internazionale. Però internazionale si dice veramente pochissime Sì, volte. però Brosiana Inter, Internazionale, vecchio nome era Internazionale, quindi Inter. Sì, si dice, è Ecco. vero, Internazionale non si dice mai, Juventus si dice. Juventus. No, Vedi che, eh? no, ci siamo, ci Ci siamo. sei? Pierluigi, tu, insomma, sei un cronista, ma sei anche quello, la cosa che ho avuto modo di notare in alcune delle tue telecronache, tu sei un imitatore. Tu Sì, beh, fai. non nelle telecronache, in generale, faccio delle voci, sì. A me la cosa che aveva colpito, seguendo alcune partite da te cronacate, era che appunto tu a un certo punto splitti, cambi voce, fai un'altra voce diversa che dice cose simili, come se Ma è un facessi. altro, secondo me è un altro. Cioè, io delle volte faccio delle imitazioni a cena con gli amici, ma quando in telecronaca tu senti un altro, proprio c'è un altro, cioè siamo lì. Quella che ho visto recentemente, qual è stata la. Non so, poi ho visto, non so. Lì facevi anche la voce che a un certo Finale di punto. Champions. Sì, che tra tutto cambiavi, facevi C'era Aldo un'altra voce. Serena. Ah, era È quella. un altro. Distanziati, ovviamente, però. Chiaro. Non avete mai pensato di, vedi? Non avete mai pensato di mettere una webcam o comunque una telecamera che provasse che tu appunto fai solo te stesso e non No, fai anche l'imitazione di quest'altro? lo diamo un po' per scontato che si capisca che siamo due, però non potremmo. No, No? perché Cioè. è anche un peccato. Non so, tu come ti trovi con l'idea che qualcuno possa dire Pierluigi Pardo il cronista imitatore? Beh, è un rischio che mi sento di comunque di sopportare. Come fai a,
la cosa che mi ha colpito, cioè, amo tantissimi imitatori, però quella cosa che facevi te di sovrapporre le due voci. No, perché siamo sempre due, capito? Quindi... È sempre stato così? Sì, insomma, tendenzialmente sì, poi... Quindi tu in tutte le cronache fai sempre solo la... Cioè, dipende, se senti una voce sono da solo. Esatto. Se ne senti due c'è sempre un altro. Cioè, non faccio le imitazioni, dipende, insomma. Ecco, perché... Guidolin, Aldo Serena... Sì, 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 non sono dei Altafini, ragazzoni. Il mitico non... Altafini... Ah, Messi, ma guarda il calcio! Ma tu adesso l'hai fatto te? Ho fatto io. Non sì. C'era ora? No, non c'è, direi di no. Pierluigi, la... Anna, sto mamma telefono. Mamma mia, come si fa oggi? Si risponde, si spegne, non è come si fa. Pronto? Suoneria forte, eh? Suoneria molto forte, è amplificata con tutto lo studio. Sì, ma non si può, non mi potete telefonare continuamente. Anna, mi agito. Si mette, si mette l'aeroplano. Lui è un maestro dell'aeroplano. Scusa, scusa. Si, si siedi, sì, 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 abbi pazienza. La signora Anna è un po', come hai detto te, dietro le quinte l'avevi già individuata. Magari è urgente. Naif, oh. Perdonami. Voi cronisti, una cosa che mi ha sempre colpito, come fate a riconoscere sempre i calciatori che compiono determinate azioni quando a volte no, il nome che hanno dietro la maglietta è scritto veramente molto molto piccolo? Beh, c'è il numero, che può essere utile, il numero, poi, poi i giocatori si conoscono, la partita si prepara, no? Cioè prima di una partita li sai, riconosci le fisionomie. Comunque, quando ci sono le inquadrature e dall'alto, tu ti aiuti con il numero della maglia. Con il numero, la fisionomia, riconosciamo i giocatori. Ecco, io so che c'è questa usanza bellissima, a mio avviso, tra calciatori di squadre diverse, ci si scambia la maglietta, no? Io ti do la tua, un segno di sportività molto alla bello. Alla fine, però. Come questa cosa ti crea confusione? Cioè, tu come fai a ricordarti chi ha la maglietta di no, chi? No, alla fine, lo fanno, è bella, sono d'accordo, però lo fanno alla fine. Certo, lo fanno alla se fine? Se lo facessero a metà partita, dici... Ah, è no, vero, è vero. Quindi i calciatori tipo Totti della Roma dà la sua maglietta a Nesta della Lazio e viceversa. A fine partita. A fine partita, partita come segno di rispetto. Di rispetto anche al tuo lavoro, perché se no dice se Totti ha la maglietta di cosa... Comunque sì, come segno di fratellanza. Di anche perché sono dovresti dire ogni volta autogol da parte di Totti, invece era l'altro calciatore con la sua maglietta. Sì, no, questo non succede. Non succede, non succede. Ascolta. Hai mai pensato che le partite di calcio fossero fatte da attori che interpretano il ruolo di calciatori e che quindi hanno fatto tutto un lavoro prima di allenamento per poi sembrare dei veri calciatori? No. Però su tantissimi calciatori qualcuno che ha fatto questa cosa nella storia? Che ha fatto l'attore, ma guarda che fare il calciatore in Serie A ce ne vuole, eh? Non è che credo sia molto difficile, certo, se cominci a 15 anni a... Però a quel punto diventi un calciatore, nel senso che la quantità di allenamento che ti serve ti fa diventare di fatto un calciatore. E non è possibile che siano attori? No. Pierluigi, tu adesso lavori per DAZN, hai detto, no? DAZN, Mediaset. E sì. Mediaset, insomma, reti che magari meno nominiamo, meglio è per una questione beh, di, capisci? Siamo, ma c'è fratellanza siamo, fra tutti. C'è fratellanza, io sono il primo a dirlo. Però hai iniziato con Stream TV. Ho iniziato con Telepiù, ma poi sono passato a Stream. Sì, quanti anni avevi? Avevo 25 anni. 25 anni, giovanissimo. Ecco, was very young. Stream TV è un altro canale che non è Rai, quindi che non si può dire. In più non è un marchio. Più. Però non c'è più Rai. Quindi si può dire Stream TV. Stream TV. Sì. L'ottima Stream TV. Sì. I grandi film che facevano su Stream TV, le grandi partite di Stream TV, mi fate vedere il logo di Stream. Approfittiamo di questa cosa e possiamo fare. Stream TV, eccolo! Abbonatevi, abbonatevi a Stream TV! Magnifico! Film, trasmissioni, intrattenimento, intrattenimento, film, partite a pochissimo. Quanto costava? C'erano ancora le lire, quindi 29.000 lire al mese, dai, sai che fanno sempre col 9. Certo, no? Col 9,9. 29.900 lire. Insomma. Il grande intrattenimento targato sì, sì. Stream TV. Teniamolo qua dietro, teniamolo qua dietro perché non c'è nessun problema. Non è come dire, che ne so, la marca dei paciocchini, il gioco. Anna! Non so più Anna, come fare. Qui, in questa pronto, trasmissione, pronto. Nessuno ha mai bestemmiato e questa è una cosa che viene riconosciuta dai critici, da Aldo Grasso, non so più da che De Pollina. Fare. Tu arrivi e ci costringi a cambiare questa bellissima abitudine. Non so più Anna, che ti fare. Senti?
Sì, farò del mio meglio, ma sono agitatissima. Anna, perdonami, perché lo squillo del tuo cellulare è amplificato in tutto lo studio? E questo non te lo so dire, non lo so. Per favore. Ci saranno dei problemi qui sonori, non ho idea. Ha preso il via, sta preso signora. Personalità. Ha preso personalità. Timida, adesso poi smette piano, di parlare appena finisce la cosa, cammina. Rispetto anche alle altre puntate, no? Tu segui? Ho notato, sì, sì. Tu segui il programma. Quando non ci sono, registro. Certo, c'è la videocassetta. Rivedo. Commento. Pierluigi, tu hai conosciuto di persona alcuni calciatori che hai cronato? Sì, cronacato. Ho cronacato. Sì, il calciatore più gentile che hai conosciuto? Ma ci sono tanti. Guarda, Shevchenko, dico, uno di quelli che non gioca più in Italia, Shevchenko era gentilissimo. Gentilissimo. Beh sì, nel senso, a fine intervista era quasi lui che ti diceva grazie. Hai visto, ho fatto un'invitazione? No, sono stato io, non c'era Sheva. Che differenza c'è tra Ronaldo di prima e quello di adesso? Cioè Ronaldo il fenomeno? Sì. Oppure Ronaldo, Cristiano Ronaldo di qualche anno fa? Non ho capito. No, cioè, vuoi sapere fra Ronaldo, quello che è il fenomeno dell'Inter, dai, Ronaldo. Brasiliano, e Cristiano Ronaldo? Sì. La differenza è che sono due generazioni diverse, Ronaldo era più attaccante centrale, Cristiano Ronaldo è un numero 11, diciamo, un po' atipico, no? Però poi alla fine ha fatto più di 700 gol in carriera, quindi... Per fare una partita di calcio viene calpestata moltissima, moltissima erba, ma questo è un problema che nessuno ha mai posto. Secondo te perché? Perché l'erba è fatta per essere calpestata, quella dei campi da calcio soprattutto. È bellissimo. Ti dicono, Pierluigi, non esiste più il calcio, ma c'è la pace nel mondo. Beh, accetti? Sì, beh, la pace nel mondo è fondamentale. Poi però per festeggiare andiamo a giocare a pallone. E prova subito, pam! E ricomincio. Minant uomo. Ma no! Allora, che mirati uomo? Tocca capire chi ti fa questa proposta. Allora, prima di chiudere, tu hai fatto la cronaca di un famoso videogame. Sì. Allora, guarda, l'ultimo regalo che ti chiedo è per mio fratello, perché lui è un grande giocatore di videogame. Se tu volessi autografare il FIFA, che è 2021, l'ultimo, quello dove ci sei te, lui... Questo è Winning Eleven del... Eh? Forse c'è anche pirateria, se devo... No? Cioè, non mi sembra proprio... No, l'originale costava un... Ah, che faccio? Chi si chiama? Livio. Livio, con affetto, eh? Sì. Con simpatia. Sì, se no sembra un po' ambiguo. No, è più simpatia. Winning Eleven qua, vabbè, comunque è un videogame, insomma. Sì. Grazie mille. Abbiamo avuto qui con... il pennarello di Torpedine. Abbiamo avuto l'onore di avere qui con noi Pierluigi Pardo. Grazie, ciao, Pierluigi. Ciao a tutti.